cominciamo dalla prima domanda, la distanza a cui si trova il carrello quando il pendolo viene lasciato andare. Questa distanza deve essere tale che il tempo che il carrello impiega a percorrerla sia uguale al tempo che impiega il pendolo a scendere da questa posizione iniziale fino al punto di più basso. Chiamiamo delta t l'intervallo di tempo di cui ha bisogno il carrello per arrivare al punto d'impatto, e t quarti, cioè un quarto di periodo, è il tempo che impiega il pendolo a scendere fino al punto più basso, essendo il periodo dell'oscillazione del pendolo dato da questa formula. L è la lunghezza del pendolo, G, e il calcolo ci porta a 1,42 secondi. Questa durata è un quarto di periodo, perché l'oscillazione completa è divisa in quattro quarti, quindi un quarto, il secondo quarto, il terzo quarto e il quarto quarto. La velocità del carrello B, in modulo, perché altrimenti ha un valore negativo, carrello B va a sinistra, è data dallo spazio percorso, che è la nostra incognita D, diviso questo intervallo di tempo delta T. Ricaviamo la nostra incognita con la formula inversa e al posto dell'intervallo delta T mettiamo un quarto di periodo del pendolo. Quindi sostituiamo i numeri, VB 40 cm al secondo, un quarto di periodo del pendolo e fa 14,2 cm. Perciò questa distanza è 14,2 cm.